Va bene, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa del 17 gennaio del 2020. Insomma, non abbiamo fatto neanche troppo tardi. Che cosa è successo sui giornali? È presto detto, dal punto di vista politico, la Corte Costituzionale, i grandi giudici della Corte Costituzionale hanno deciso di non ammettere il referendum proposto da Calderoni e da Salvini che avrebbe tagliato e cucito l'attuale legge elettorale, l'incredibile legge elettorale con la quale andiamo a votare noi, che vi ricordo è per 2/3 proporzionale e per un terzo è maggioritaria. Quindi noi abbiamo dei collegi uninominali dove votiamo un candidato e quello che ha un voto di più viene eletto, e poi c'è una sorta di redistribuzione proporzionale che assegna 2/3 dei collegi. Bene, questa specie di piccola porcheria dal punto di vista istituzionale costruita dal governo nel passata legislatura, costruita quindi dalla maggioranza della passata legislatura, era stata, diciamo, messa sotto attacco da parte di 8 regioni a guida leghista, ovviamente il centrodestra, che hanno cercato di tagliare appunto questa legge per farla diventare magicamente maggioritaria, un po' all'inglese, cioè noi avremmo avuto una legge maggioritaria che avrebbe permesso con grande probabilità di vedere nel giorno delle elezioni subito chi era la maggioranza in Parlamento e come tale, diciamo, immaginare il prossimo governo. I magistrati si sono riuniti e hanno deciso, dopo una lunga camera di consiglio, ci spiega il foglio, con una maggioranza di 9 a 6, sempre secondo le indiscrezioni del foglio, ma non solo del foglio, quindi su 15 magistrati ce ne sono 9 contro e 6 a favore dell'ammissibilità di questa legge e di questo referendum, che quindi non è stato. Non potremo, gli italiani non potranno votare su questo referendum. Gli italiani hanno votato sul referendum sul nucleare, hanno votato il referendum più incredibili, cioè abbiamo votato su tutto, ma non possiamo votare il referendum su una legge elettorale che peraltro i nostri parlamentari hanno la voglia e il divertimento di cambiare praticamente ogni legislatura. Gli italiani, che tra l'altro cambiarono, vi ricorderete, con un referendum quello di disegni la legge elettorale, in questo caso non possono fare perché i magistrati considerano l'esito eventualmente positivo del giudizio degli italiani troppo manipolativo, cioè, ragazzi, e già nella parola a me mi fa impazzire, cioè questa legge sarebbe stata cambiata in maniera troppo manipolativa e sarebbe stato dovuto essere necessario un ulteriore intervento da parte dei politici per un po' accomodare le cose, ad esempio ridisegnare i collegi elettorali. Con questa scusa il referendum maggioritario non viene accettato. Quando un magistrato parla di manipolatività di una norma, a me viene in mente quanto loro sono manipolativi quando si tratta invece di stabilire il cosiddetto abuso del diritto, che attraverso sentenze della Cassazione, senza nessuna legge, i magistrati stabilirono in materia fiscale. Mi diverte vedere quanto i magistrati senza diciamo nessuna delega si sono inventati il concorso esterno in associazione mafiosa, che anche questo è una invenzione manipolativa dei magistrati. Mi diverte vedere quanto sono manipolativi i magistrati nei loro atteggiamenti, diciamo, di carcerazione preventiva rispetto al senso dei motivi veri per i quali questa dovrebbe essere concessa o comunque attribuita. Ecco, loro però, in questo caso i supremi giudici della Corte Costituzionale, hanno deciso no. Ragazzi, si tratta sempre di uomini e questi uomini ce l'hanno ovviamente con l'idea che Salvini aveva di cambiare una legge elettorale, nel senso che lo avrebbe fatto governare in maniera più semplice. E voi ci vedete la Cantabria. Ma comunque la cosa stupenda del foglio oggi che gli sfugge, io trovo in retroscena quello più interessante, questi magistrati della Corte Costituzionale, tutto sommato, hanno, come dice il foglio, che hanno ha vinto il principio di stabilità che ha in Mattarella il suo motore silente. Mattarella, motore silente del principio di stabilità. La stabilità la facciamo con Conte, con Di Maio, con Zingaretti, con Lazzolina, con Patuanelli, che fa un'intervista lunghissima oggi spiegandoci, non ho capito perché il PD devono diventare riformisti. Insomma, la stabilità è questa. Io vorrei che la stabilità fosse quella della democrazia, per cui sono gli italiani a decidere chi devono governare. Comunque, la cosa vera che è successa è che il giorno dopo un minuto di questa sentenza, Di Maio, Zingaretti hanno detto una strada spianata verso il proporzionale. E qui dovete capire bene che c'è un elemento, diciamo, che denota chi è il colpevole, cioè chi è l'assassino. Se Di Maio e Zingaretti dicono
che c'è una via spianata verso il proporzionale, loro fanno intendere che i giudici della Corte Costituzionale abbiano iniziato a spianare in maniera politica ed extragiudiziale questa via. Una delle due. O Di Maio e Zingaretti hanno ragione che questa via è spianata verso il proporzionale e quindi stanno attribuendo ai magistrati un compito che non è loro, cioè di decidere la forma elettorale del futuro, oppure dicono una minchiata e quindi attribuiscono ai magistrati un intento che non avevano e si trastullano con quest'idea dei magistrati che hanno spianato la via verso il proporzionale perché Di Maio, Zingaretti, siccome sanno che non potranno mai governare, vogliono il sistema proporzionale che, come Nordio, come il Quotidiano Nazionale, oggi in un bellissimo pezzo, dice: ragazzi, pensavamo di esserci lasciati l'ingovernabilità nella Prima Repubblica, quando oggi si pensava che si privilegiasse la governabilità alla rappresentanza. Invece siamo lì che ancora non avremo governi col proporzionale in cui Forza Italia avrà il suo 5%, Renzi avrà il suo 5%, e la Meloni avrà il suo 10%, e Salvini avrà il suo 30%, e Zingaretti avrà il suo 18%, i grillini avranno il loro 12%, anche l'EU avrà il diritto di tribuna con il suo 3%. E qui cosa succede? Che non commenterà nessuno e nessuno avrà la responsabilità delle cazzate che si fanno. Una di queste, oggi la vedo in economia, congedo maternità a 6 mesi, e sono tutti d'accordo perché è così importante avere figli e quindi ci vuole il congedo maternità e quindi siamo nel mondo in cui si attacca Amadeus perché dice che quella ragazza è bella e quindi può andare in televisione. In questo mondo non si può che aumentare di un mese la maternità. Toc toc! Ma se sei una partita IVA, te la paternità secondo te te la puoi aumentare di un mese? Toc toc! Se sei un commerciante o sei un artigiano, a te la maternità la puoi aumentare di un mese? Toc toc! Se tu sei un disoccupato, ma che ci fai con un mese in più di maternità? Il mondo è fatto soltanto, quello pubblico italiano, è disegnato per grandi imprese in cui ci sono le maternità, tutti i diritti, ci sono come i dispenser di acqua, diciamo, green, e i pubblici dipendenti. Per il resto, tutto il resto del mondo, quello che si fa un culo così e che cerca tutto sommato di svoltare la minestra, beh, quella sapete che se ne fa della maternità o di un mese in più? Ciao core! E gli imprenditori che dovranno pagare piccolissimi, che dovranno stare con una persona con un mese di meno, saranno ancora più soffocati. Ma noi siamo al vertice dei grandi diritti sociali che vogliamo dare ai nostri dipendenti, ai nostri lavoratori, non comprendendo che l'unico diritto sociale che gli dovremmo dare è il lavoro, prima di dare diritti su qualche cosa che loro non hanno. Il problema in Italia è dare un mese più di maternità o dare ai nostri cittadini lavoro, ricchezza, impresa? No, noi ci occupiamo della maternità. Ovviamente sarò considerato un sessista, un retrogrado, eccetera. Io dico soltanto una cosa: più che della maternità, occupiamoci di mettere le condizioni, le persone, di lavorare. Ma noi diamo la maternità a quelli che, a quei pochi che il lavoro ce l'hanno. Questo vuol dire insider, lavoro, maternità, diritti, disoccupazione; outsider, nu cazzo. Vabbè. E 3600 case della difesa, oggi c'è lo scandalo dato a ex militari, parenti, eccetera, non mi appassiona moltissimo. Banca Intesa sulla sostenibilità ambientale, ieri ha fatto tutte le pagine di pubblicità immaginabili su quello che farà per l'Italia la sostenibilità ambientale. Però c'è una cosa interessante di Banca Intesa che a me è molto piaciuta in questa vicenda della sostenibilità, che secondo me è una grandissima bolla che prima o poi riconosceremo con un piccolo spillino che un piccolo bambino riuscirà a utilizzare nel pallone del re che lo renderà nudo. Beh, insomma, sapete qual è? La cosa che mi è piaciuta di Intesa è che darà molti quattrini anche agli over 50 che hanno perso lavoro, cioè al fine di rimettere in carreggiata esattamente quella gente che oggi è la più, sono i paria, cioè quelli che non vengono considerati nessuno. In questa Intesa, secondo me, è una di quelle istituzioni italiane ancora che è ancora sul territorio e ha capito quello che succede. Una persona che non ha capito cosa succede è la Raggi. La Raggi, lo leggo sul Messaggero, non solo, ha continuato a dire che gli Euro 6 diesel non devono circolare a Roma. C'è un piccolo particolare straordinario, che a Roma, nei giorni in cui è stato fatto il blocco del traffico, come stanno dicendo tutti, a quella, diciamo, personcina a modo garbata, simpatica, con cui vorreste uscire a cena, cioè la Raggi, hanno spiegato alla vostra partner per la cena: ragazza, guarda che non stai risolvendo nulla con questo blocco, stai soltanto rompendo le palle a 700.000
romani che hanno una macchina e non la possono usare, cioè posso usare un euro 2 a benzina ma non posso, un euro 3 a benzina, non posso usare la macchina diesel euro 6 che è più sicura, inquina di meno, e comunque le centraline dicono che sta aumentando l'inquinamento, e lei che fa? Continua. E questo è la Raggi. Spero che non siano così, come possiamo dire per non essere offensivi, così, che non continuino in maniera così pervicace a commettere gli errori anche gli romani quando dovranno andare a votare nei confronti della Raggi e di tutti i suoi simili. Beh, su Autostrade diciamo che la vicenda oggi si tinge di una intervista del nuovo amministratore delegato che apre le braccia, tutto un nuovo sistema, 7,5 miliardi di investimenti, 1000 assunzioni addirittura, cioè le autostrade adesso sono diventate, come possiamo dire, il caterpillar dello sviluppo del paese. Ovviamente potevano pensarci un pochino prima. Questo mi fa pensare che se la revoca non dovesse esserci, se la revoca della concessione dovesse esserci, comunque è andata bene questo atteggiamento governativo di fargli sembrare che gli facciamo un mazzo così. Ma il punto è questo, è come la guerra fredda, è come i missili nucleari, uno può minacciarli, ma poi se si lanciano è un problema. Togliere le concessioni, detto tra noi, Autostrade, mi sembra assurdo, far sì che loro, fargli un mazzo così e fargli pagare, secondo me sembra ragionevole. Ovviamente vedremo come andrà a finire, perché se li fanno investire, assumere persone e rimettere un po' a posto le cose è esattamente quello che io mi aspetto da un governo che vigili sulle concessioni che dà. Sui forfettari oggi finalmente c'è un emendamento di una signora di Forza Italia che si chiama Porchetto, che fa la cosa che ci siamo detti in tutti i giorni noi, cioè non si può in maniera retroattiva togliere dal forfettario coloro che nel 2019 hanno avuto redditi superiori ai 30.000 euro, insomma da lavoro dipendente, e su questo ci si sta lavorando. Spero che l'opposizione, la Porchetto, i leghisti e qualche grillino o PD un po' meno ideologico votino questo emendamento della Porchetto, mentre vedo oggi sul Sole 24 Ore che Villarosa dice che non si può attenuare questa norma, anche perché, vi racconto una cosa molto semplice, nella relazione tecnica chiedono 500 milioni alle partite IVA, quindi questi hanno fatto finta di non aver tassato le partite IVA, ma se arrivano 500 milioni di finanza pubblica alle partite IVA, una tassa in più sulle partite IVA c'è. Bloomberg, che è democratico, non è quel cattivone di Trump, non è quell'orribile manipolatore russo del Partito Repubblicano. Sapete quanto ha speso in, e sono, ci mancano 10 mesi ancora alla fine della campagna elettorale in America, ancora quanto ha speso? 280 milioni di dollari in pubblicità televisiva e digitale, e ha sbaragliato tutti i record del mondo. Ancora non è stata la campagna elettorale, 280 milioni di dollari, solo una persona democratica ha speso tre quarti di quanto hanno speso tutti gli altri messi insieme, compresi Trump. Tutti zitti e muti, perché contro Trump, e soprattutto se i soldi li spende un ricco democratico va bene, se i soldi li spende un ricco col ciuffo repubblicano, quello diventa una violazione della democrazia. Il Wall Street Journal ce lo ricorda oggi sulla prima pagina, così come oggi ci ricorda sulla prima pagina Wall Street Journal il fatto che Google è la quarta società ad essere diventata, ad avere un valore di 1.000 miliardi di dollari in borsa dopo Microsoft, Bezos, Amazon e Microsoft, Bezos e Apple, è la quarta grande, 1.000 miliardi, cioè il PIL italiano è 2.000 miliardi, una sola società vale 1.000 miliardi sul mercato. Sallusti se la prende con Repubblica, le 10 domande a Repubblica, straordinario, una di queste riguarda la Gregoracci che sarebbe stata esclusa dalle vallette di Sanremo perché non è di sinistra, dice lei, e il giornale ci fa il titolo di prima pagina. Quello che io so è questo attacco ad Amadeus, perché ha detto che invita delle donne che sono belle. Ieri è iniziato Nanni Dal Becchi, oggi sono arrivati tutti quanti e danno del sessismo ad Amadeus. Toc toc! Viva Amadeus! L'unico problema che ha fatto è di mettersi in casa la Rula Gebreal, perché fa bene a portarla a Sanremo, ma è quella cultura là, e quindi chi vuol fare il fenomeno poi alla fine purtroppo viene picchiato dagli stessi fenomeni che voleva coccolare quella cultura là, per cui un poveraccio come Amadeus che dice una cosa
assolutamente di buon senso, normale, zero sessista e tutto quello che volete, se dice questa roba qua sulle donne che sono anche belle e che male c'è che siano delle belle ragazze, viene considerato sessista. Ma chi è? Qual è la cultura che dice questa stronzata contro Amadeus? Proprio quella che lui ha messo sul palco dell'Ariston con Rula. Però, insomma, contenti voi, contenti tutti. Comunque, viva Amadeus, perché su questo non si può che stare con lui. Economist, prima pagina, il venerdì, come sapete, l'Economist settimanale inglese tira fuori un tema che a me sta molto a cuore da un punto di vista, diciamo, filosofico, e cioè dice: ma perché voi occidentali siete tutti così fissati con la proprietà della casa? La proprietà della casa è un disastro, è l'asset class di investimento più famosa che ci sia, ma state attenti perché rende pochissimo, anzi perdete soldi con la casa. Voglio spiegare agli italiani che su questo ovviamente non ci sentono, perché per loro la casa è una sorta di fondo pensione, tant'è che il 70% degli italiani ha una casa di proprietà. Per oggi è tutto, la zuppa di Porro si ferma qua. È andata benissimo la presentazione delle tasse disuguali in Emilia Romagna, ma ragazzi, continuate a comprare. Tasse disuguali, si va nel libraio sotto casa e gli si dice: per favore, ce l'hai il libro Le tasse disuguali? Se non ce l'ha, ve lo ordina. Abbiate un po' di pazienza e ve la godrete di più. Ciao!